essere aggrediti sessualmente da una fece umana mi fa sentire ogni giorno della mia vita che resta triste ed emotivamente instabile. A volte ho la sensazione che la mia vita è rovinata per sempre. Le ferite sul corpo guariscono, ma quelle dell'anima rimangono. Col tempo la mente, per proteggere se stessa, le cicatrizza. E il dolore diminuisce, ma so che non se ne andranno mai. Dobbiamo convivere con loro sempre. È inutile ricoprire con la terra le ferite psicologiche che sanguineranno sempre. Quando dici di essere stata vittima di violenza sessuale, le domande che ti rivolgono sono sempre le stesse. Com'eri vestita? Possibile che non ti sia accorta di che cosa aveva in mente di fare? Perché non ti sei difesa? Perché non hai mai urlato? O peggio, incontri anche chi ti etichetta con "è successo perché sei stata facile". Essere stuprata da un orco che si è preso tutto ciò che voleva fa schifo. Tornare a casa con la sensazione di farsi una doccia con l'acido non è divertente. Doversi preoccupare di non dire nulla a nessuno perché tanto non ti crederanno non è giusto. Nascondere abusi perché sarà la tua vita e la tua reputazione ad uscirne male è vergognoso. Che l'abuso sia fisico o psicologico, il succo non cambia. Non dipende da come mi vesto, da come parlo, da come mi comporto, ma dipende da chi non ha ancora capito che il corpo è mio e che non è a disposizione per i porci comodi del primo che passa. Mai mi sono fatta condizionare da nessuno. Ho subito denunciato, ma spesso mi chiedo, servirà a qualcosa? Sentirmi perennemente come se fossi rinchiusa in una bolla fatta di cristallo e nebbia. Nebbia perché la mia mente sta andando fuori uso. Nebbia perché ho paura di dimenticare le cose più importanti per me. Nebbia perché sto cancellando alcuni spezzoni della mia vita, dei miei momenti felici. Buio è solo buio. Solo buio sta circondando la mia mente. Sentirmi come se fossi rinchiusa non ha mai fatto parte di me, ma da giugno è diventata parte integrante della mia vita. È come se d'improvviso si è spenta la luce. Non riconosco più la vecchia me, non conosco più l'uscire spensierato il pomeriggio e la sera, non conosco più l'uscire, andare in un bar senza l'ansia, non conosco più passeggiare spensierata con qualcuno. Ad oggi conosco solamente l'uscire per andare dalla psicologa e dagli avvocati. Ho provato ad andare fuori, ma mi sento come un pesce fuor d'acqua. Al solo pensiero mi iniziano a tremare le mani, la vista mi si offusca, le voci le sento lontane, anni luce. Preferisco stare a casa da sola, con i miei mostri, piuttosto che uscire e dare a vedere la mia sofferenza. Non sono mai stata quel tipo di ragazza che piange davanti alle persone, e chi ha bisogno di un abbraccio. Sto diventando debole, sto cadendo a pezzi giorno dopo giorno, secondo dopo secondo. Alle volte ho la sensazione delle sue mani che mi toccano e sento la stretta dei polsi. Sto male e non so come si evolveranno le cose, so solo che non ho bisogno di pressioni né tantomeno di paragoni. Domenica di giugno doveva essere una semplice uscita in cui gli dovevo dire di non darmi più fastidio, di non pensarmi più. Ma quello che avevo in mente di fare di me non lo sarei mai immaginato. Quella maledetta serata, quella maledetta uscita è stato semplicemente l'inizio di un incubo. Tutto è cominciato il giorno 11 giugno, ore 17. Mi scrisse qualcosa in posta, un complimento, una frase carina su Instagram. Non avevo intenzione di rispondere. Ma non so cosa mi venne in mente quel maledetto giorno. Iniziai a flirtare, iniziamo a parlare di cose stupide. La conversazione passò dopo qualche messaggio da Instagram su WhatsApp. Nella nottata tra sabato e domenica lui insiste nel vedersi subito, ma io prontamente gli rispondo che ero stanca perché nella mattinata avevo aiutato mio cugino con le consegne di frutta e verdura. Poi non so perché mi lasciai convincere e andai al mio appuntamento. Onorrore. Questa è la storia di A. D'improvviso si è spenta la luce di Virginia Ceran. Da leggere. Da leggere. Buonasera a tutti. Come
già preannunciato dal video, questa sera presentiamo un libro molto importante, è il libro di Virginia Ciaravolo, d'improvviso si è spenta la luce. Virginia Ciaravolo è psicoterapeuta, criminologa e presidente dell'associazione Mai Più Violenza Infinita. Insieme a noi, questa sera, anche loro hanno dato un contributo molto importante alla realizzazione di questo volume. Ci sono con noi Valeria Fedeli, già ministro dell'istruzione, senatrice e membro di alcune commissioni con degli impegni molto importanti per quanto riguarda la violenza, il razzismo e i diritti umani. È con noi anche Stefania Scari, avvocata, penalista e soprattutto, in questo caso in particolare, redattrice del decreto Codice Rosso, di cui ci parleranno a breve. Ora, la presentazione di questo libro, diremo come vedrete fra poco, è molto importante perché si occupa di un tema di cui spesso sentiamo parlare, ma raramente, per quella che è la mia piccola esperienza, è stato affrontato in maniera così complessa, strutturata e per questo, a mio avviso, completa, perché sono moltissimi e complicati i punti di vista da cui è stato affrontato, se posso dire. Ora, questo che avete ascoltato è uno dei racconti che compongono il romanzo, il racconto, insomma, il volume. E alcune testimonianze sono veramente dure e anche difficili a volte da leggere, al punto che, insomma, anche per chi in qualche modo era predisposto a questo tipo di lettura è stato molto difficile condividere la durezza e la terribile realtà dei racconti che vi sono riportati. Però devo dire, se posso dire la mia, poi ovviamente lascio la parola all'autrice e alle altre due ospiti che ne sanno molto più di me, però devo dire che a differenza di tanti altri libri e articoli e saggi letti sull'argomento, in qualche modo questo volume dà anche delle soluzioni. Propone delle soluzioni e dà delle spiegazioni psicologiche e scientifiche valide e soprattutto ci trasporta in una società che in qualche modo è in evoluzione e che quindi non ci toglie tutte le speranze. Virginia, grazie di essere qui con noi. Grazie. Intanto voglio chiederti, per avviare questa discussione, come mai la scelta di un libro così forte? Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di essere qui. Vedo tantissime donne, ma anche uomini, insomma, questo mi fa ben sperare. Sono una terapeuta, la porta del mio studio è aperta a tutte quelle che sono le sofferenze di tutti, insomma, senza genere. Però in modo particolare mi avevano colpito quelle relative, mi occupo da tantissimi anni di violenza di genere, e in modo particolare alcune storie che mi sono arrivate di violenza sessuale. Tanto è vero che tutto nasce intorno a queste quattro storie e questo libro ha avuto la bellezza di utilizzare la scrittura narrativa. Noi psicoterapeuti la utilizziamo proprio in taluni fenomeni, in taluni tematiche che sono pregne di sofferenza, di dolore. Questo rende più facile la verbalizzazione, perché una delle cose più difficili, insomma, sono un'anziana terapeuta e una delle cose più difficili è trattare questo fenomeno, perché è difficile da raccontare, è difficile parlarne, all'interno ci sono una miriade, una moltitudine di emozioni. La donna che arriva o la bambina, perché noi trattiamo la violenza sessuale dal punto di vista sia della donna adulta, ma all'interno di queste quattro storie c'è la storia di una minore che all'epoca aveva 12 anni e che è stata abusata da un suo insegnante. Sembra assurdo, no? Questa è una tematica, lo dicevamo quando ci siamo sentite telefonicamente, paradossalmente respingente, ed è per questo che era importante parlarne, al pari di tematiche come il cancro, come il suicidio, quando vi è una connotazione di morte, perché in realtà c'è la morte proprio non solo del corpo attraverso le ferite, ma soprattutto di una morte dell'anima. E diventa per gli altri, c'è quasi un bisogno di negare. Qualche giorno fa, nella mia città di origine, nella mia bella Napoli,
Verso mezzanotte, una poliziotta a servizio di tutti noi cittadini termina il suo turno di lavoro e si avvia verso la sua macchina posteggiata intorno al porto di Napoli. Viene aggredita, presa alle spalle e violentata. Questo ci deve far pensare, anche se è terribile dirlo, ma la violenza sessuale, gli abusi sono molto più frequenti di quelli che noi immaginiamo. E soprattutto è scesa moltissimo l'età. Si parla di diciottenni appena, durante il periodo del Covid, per esempio, tutti i reati collaterali alla violenza sessuale, e sto facendo riferimento a quelli legati a internet, quindi alla pedopornografia, hanno avuto un'impennata pazzesca. Io mi sono portata due dati giusto per farvi un po' capire quanto il fenomeno è molto più ampio di quello che poi arriva alle nostre orecchie, perché molte delle notizie relative a violenza sessuale, stupri, abusi, non ci vengono raccontati, vengono filtrati, ma chi come me si occupa e si preoccupa di queste persone che incappano in questo baratro senza fine, basta andare un attimino a spulciare quelle che sono quello che accade nei tribunali, le sentenze online. Lì troverete una miriade di sentenze della giurisprudenza che si occupa di questo. E la Direzione Centrale della Polizia Criminale ci racconta che ogni 137 minuti avviene una violenza sessuale o un abuso, che è qualcosa di spaventoso, ed è per questo che è importante parlarne, ed è per questo che è importante confrontarci e capire davvero che cosa possiamo fare tutti quanti noi. Quella poliziotta, così come scrive la lettera dei centri antiviolenza di Napoli, non se l'è cercata, non aveva la minigonna, non aveva i tacchi a spillo, era in divisa. Quella donna aveva smesso di preoccuparsi della vita di noi cittadini, stava tornando a casa, giovane peraltro, una giovane donna, quindi stava tornando a casa con una divisa, in genere le divise d'ordinanza, no? Sono quanto più monacali possibili, eppure questo non ha impedito ad un uomo di fare quello che voleva. Chiedo a te, Virginia, dato questo contesto più esterno, e immagino che non ci sia una statistica, in che punto intervieni tu? Quando è che arrivano da te? Prima, dopo essere state alla polizia? Ci sono delle circostanze in cui tu riesci a, diciamo, non convincerle, ma a rassicurarle al punto di riuscire a denunciare? Allora, prima ancora di rispondere a queste domande, mi preme comunque aggiungere anche qualcosa. Chi mi conosce sa che affronto con amore, passione, serietà questi aspetti e queste sofferenze delle donne e dei loro bambini. Tante piccole cose sono state fatte, per esempio si parlava di ascolto, aggiungere io, Stefania, di ascolto empatico, no? E non è un caso se si sono state aperte in molti commissariati di polizia e carabinieri le famose stanze di ascolto, no? Luoghi appositi. Prima queste donne, e anche per quanto riguarda la violenza sessuale, erano costrette a raccontare la propria intimità in stanzoni enormi dove c'erano 7-8 scrivanie, dove arrivava quello che denunciava il furto del motorino e magari la donna era lì e doveva raccontare come era stata stuprata. Quindi un'ulteriore violenza e attacco alla propria dignità. Fortunatamente sono nate queste stanze d'ascolto, dei luoghi, alcune bellissime. Io, vabbè, sono napoletana, faccio un po' il tifo per la mia regione, ma una delle più belle stanze di ascolto è quella di Via Medina, nella questura di Via Medina, perché è una stanza meravigliosa, con uno spazio bellissimo per i bambini, e quindi quelle mamme che arrivano accompagnate dai bambini possono avere uno spazio per loro e avere una stanza di ascolto dove c'è la possibilità di rilassarsi, di ricostruire con calma. Perché una delle cose difficili nel racconto di uno stupro, di una violenza sessuale, di un abuso, è proprio il racconto. E una forse, io sono una vecchia terapeuta, lo dicevo prima, insomma sono più di 40 anni che faccio questo lavoro,
ed è una terapia completamente diversa dalle altre, perché quando ti arriva la donna violata, quella donna porta con sé un carico iniziale di rabbia immane e quella rabbia ti viene rovesciata addosso. Paradossalmente, provocatoriamente, nel libro scrivo divento cestino della spazzatura, perché tutto quell'orrore che le è piovuto addosso di rimando me lo dà addosso. E ci sono dei momenti in cui si è con 45 minuti in silenzio e quindi io devo decodificare quella sopracciglia che si inarca, quella specie di sorriso che in realtà è un ghigno, quei banchi di nebbia che attraversano quella donna, quei flashback improvvisi, quelle lacrime che scorrono copiose o quei silenzi ostili, perché poi quando accade una violenza sessuale succede che per lungo tempo, almeno nella prima parte, si tende a rimuovere la connotazione che ti arriva addosso, poi però accade un profumo, un orario preciso, quello dello stupro, una macchina del colore dello stupratore, e immediatamente ti arriva tutto quanto addosso. Quando arrivo io? Arrivo purtroppo a cose fatte, arrivo quando la donna è stata violata e quando la famiglia, laddove c'è una famiglia che se ne fa carico, cerca di darle in qualche modo aiuto, perché poi un inferno del genere non colpisce solo la povera malcapitata, ma diventa poi l'orrore dell'intera famiglia. E quindi laddove c'è il coraggio di andare a denunciare, c'è poi la richiesta anche di aiuto. Ed è una richiesta, ripeto, che ha mille sfaccettature, mille sfumature, quindi diventa anche, è forse una delle terapie più difficili in cui mi sento completamente svuotata e priva di energie, perché è difficilissimo. Io dico sempre loro, provo ad immaginare, ma la mia immaginazione non è mai l'inferno che loro hanno vissuto. Un'altra domanda, sempre trattando del tuo dialogo con le donne violate, c'è un punto che inizialmente mi ha fatto un po' sobbalzare, mi ha fatto un po'... Perché tu a un certo punto, ed è per questo che vi dicevo che questo libro è veramente completo e particolare, in cui le ipotesi costruttive sono due. Intanto Virginia ha accolto la sfida rispetto alla domanda se si può guarire da una ferita del genere, e la risposta di Virginia è sì ed è affermativa. Quindi la prima domanda è capire quali sono le strade possibili e qual è il risultato che ci si può aspettare, no? Perché evidentemente la guarigione non sta nel dimenticare, probabilmente passa per il perdono, per l'accettazione, ma comunque passa sicuramente per una vita che non sarà più la stessa, no? Ma la cosa che più mi ha stupito e su cui ho dovuto ragionare un pochino è l'ipotesi di recupero del sex offender. E appena ho letto le tre righe che riguardavano questa cosa, lì sì mi è montato un po' di rabbia. Di che cosa stiamo parlando? In realtà, approfondendo l'argomento, ne ho compreso, spero, l'importanza. E vorrei chiedere, intanto, ecco, quella era la prima domanda per Virginia, e anche spiegarci e chiarirmi questo punto. Perché, se ho ben capito, l'ipotesi di un recupero e di un reinserimento del sex offender non è soltanto un successo teorico, statistico, psicologico, formale, ma in realtà è una protezione per tutte le altre donne. L'impossibilità che qualcuno reiteri l'offesa sessuale e la violenza va a protezione di tutte le altre. Tornerebbe qui tutto il discorso degli investimenti, della politica che se ne dovrebbe occupare. Ecco, però credo di averti fatto già due domande abbastanza impegnative. Allora, guariscono mai dal trauma e dalla ferita? Sopravvivono e provano ad uscire, ma come ti dicevo prima è una ferita che si rimargina, ma che lascia un segno indelebile, lo lascia nella bambina della storia che oggi ha 22 anni,
E dopo tantissimo tempo, no? Arriva da me, per esempio, questa bambina molestata a scuola dal suo insegnante, ha sublimato questo dolore con una capacità che aveva, che era quella di cantare. Quindi in un certo senso la musica la sta salvando, no? E lei è una di quelle che, a differenza delle altre, non solo ha trovato nella musica una progettualità di vita, ma la racconta questa storia e va nelle scuole, racconta quello che le è accaduto, no? Quindi ha fatto un passo avanti. Però io che la seguo, io che sono la sua terapeuta, mi accorgo dalle relazioni che lei ha con l'altro, che ci sono tantissime fragilità, che è stata intaccata la fiducia. E soprattutto c'è quell'eccesso di paura nel lasciarsi andare. Poi c'è la storia, ritorniamo, no, al codice rosso, che sicuramente ha delle sfumature, delle ombre. Abbiamo un'altra storia che riguarda tutti noi come genitori. Tutte le ragazze che hanno raccontato la loro storia erano piccolissime, 18 anni. Si parla di revenge porn, no? Perché questo libro è importante? È importante perché deve aprirci gli occhi, deve farci spalancare le orecchie, perché anche questo, Stefania, Valeria, è un qualcosa di cui ci dobbiamo occupare fortemente. Nella storia di una di queste ragazze, come al solito, ci si diverte su TikTok, ci si lascia corteggiare dai ragazzi, ci si civetta anche un po', ma è giusto anche così, quella è un'età meravigliosa, l'abbiamo fatto tutte quante noi. Però poi accade che subito dopo avviene il passaggio con lo scambio telefonico e poi l'invito ad uscire. Una delle storie, la storia di R, è una storia terribile, perché avviene proprio questo: si conoscono su Instagram, dopo un po' di tempo in cui si raccontano o raccontano la parte migliore di sé, decidono di vedersi, si incontrano e hanno un rapporto sessuale consenziente in questo caso. Però che cosa accade? Accade che alla fine questo ragazzo giovane, giovanissimo, peraltro la casistica sempre della divisione anticrimine ci racconta che l'età degli stupratori è molto bassa. Lui che cosa fa? In un atto di estrema gentilezza le dice: accendo la torcia del telefonino così ti pulisci, ti rassetti. E invece accende la telecamera e filma la povera R in tutta la sua intimità, in tutta la sua nudità, dalla testa ai piedi, e non contento, arrivato a casa, lancia nell'etere il suo trofeo. Per cui questa ragazza, succede una cosa molto particolare. Quando adesso, con l'avvento appunto dei telefonini, non c'è più il telefono che schermava il terapeuta e la paziente, per cui ti arriva la richiesta di un appuntamento tramite WhatsApp. La prima cosa che faccio, apro la foto per rendermi conto, no, chi verrà da lì a poco al mio studio. E io vedo questa ragazza, bionda, capelli lunghi, molto truccata, e quindi mi faccio un'idea di chi riceverò a poco. Quando apro la porta mi trovo una ragazzina piccola, magrissima, con i capelli corti e neri. R aveva deciso completamente di modificare se stessa, perché viveva l'orrore, il terrore tipico di chi è vittima di revenge porn, ricordiamo Tiziana Cantone, di essere riconosciuta. Lei era convintissima che il mondo intero avesse visto quelle immagini. Per cui l'importanza di questo libro sta proprio in questo. Mamme, papà, ragazze, ne vedo in sala tante, no? Attenzione, attenzione a questo aggeggio infernale che da un lato è utilissimo perché ci ha permesso di mantenere rapporti durante il Covid, ci permette di spaziare nel mondo, ma attenzione anche ai pericoli. Attenzione, perché dall'altra parte molto spesso si nasconde qualcuno che è completamente differente da quello che ci ha raccontato. E quindi diventava
fondamentale rispetto ai sette soffendere? Questa è una domanda difficilissima, perché io non saprei rispondere. Noi ci proviamo a rieducarli, perché questo ce lo racconta anche la nostra Costituzione, no? Quindi uno sforzo dobbiamo farlo. Personalmente sono scettica, io ho un'unica esperienza, perché da sempre ho deciso di lavorare solo ed unicamente accanto alle donne vittime di violenza, per cui pur riconoscendo l'importanza della rieducazione del maltrattante, è una questione di cui non me ne voglio occupare, tanto di cappello alle colleghe che lo fanno, però è un qualcosa che non mi interessa. Ma questo viene da una piccola esperienza che mi ha lasciato di stucco. Per un periodo di tempo sono stata al carcere di Bollate, proprio nel settimo padiglione dove vi erano i sex offender. La mia esperienza lì è stata... Scusa, ti interrompo, perché sono... incarcerati insieme? A Bollate c'è, c'è una sperimentazione in corso. E poi non ricordiamoci un'altra cosa: c'è un codice al di fuori di quello nostro, che è quello carcerario, per cui i reati sessuali in modo particolare verso i minori sono quelli che c'è un loro codice d'onore, per cui tendono ad evitare di metterli insieme ai... Quando io ho trattato e ho fatto con loro delle sedute di gruppo, io mi sono accorta, sono stata lì 3 o 4 mesi, in 3 o 4 mesi io non sono riuscita ad entrare in un contatto stretto con questi detenuti, perché erano avvolti nella nebbia. Noi abbiamo individuato nei sex offender 2 meccanismi psicologici molto importanti, diniego e minimizzazione, per cui tutti loro... laddove vengono scoperti e colti sul fatto, mettono in atto appunto questo meccanismo della minimizzazione. Sì, l'ho fatto, però lei aveva lasciato capire, lei ci stava, non è vero che l'ho presa con la forza, lei mi aveva detto esplicitamente che voleva, oppure di diniego totale, non sono stato io. Ma questo per tutta una serie di motivazioni e di meccanismi psicologici, anche per salvaguardare se stessi e non sentirsi mostri. Per cui il lavoro da fare con questi uomini è veramente complesso. Di sicuro l'unica cosa che so con certezza, che è quello che andavano paventando alcuni esperti della castrazione chimica, non serve a nulla. Perché non è una questione di inibire semplicemente il desiderio, è qualcosa di più profondo che deve essere preso in toto. E per ritornare a quello che diceva sia Valeria che Stefania, vi deve essere una formazione precisa ed un lungo lavoro. Noi abbiamo avuto delle situazioni terribili. Ci sono stati, e questo riguarda poi un po' i centri che si occupano della rieducazione dei maltrattanti, ci sono stati dei casi 7-8 mesi fa, quel caso clamoroso di quell'uomo che aveva ucciso una prima donna, poi era uscito e ne aveva ucciso una seconda, e lui aveva una certificazione, era un ex alcolista, aveva avuto una certificazione sia dal centro alcolisti che da uno dei CAM, dei centri maltrattanti, in cui si descriveva quest'uomo come un uomo che aveva seguito alla perfezione il protocollo. Intanto protocolli nei centri per i maltrattanti non ce ne sono, ci sono linee guida, quindi il primo passo che dobbiamo fare è un protocollo che debba essere seguito da tutti i centri che si occupano di recupero maltrattanti, perché se noi andiamo a Firenze il CAM opera in un modo, se andiamo a Napoli si opera in un altro modo, e soprattutto quello sul quale bisogna lavorare in un modo proprio massiccio è il tempo. Io da terapeuta comincio a conoscere i miei pazienti dopo 5-6 mesi, 7 mesi, e lì comincia il vero lavoro saggio da parte dei miei pazienti, la volontà a lavorare su se stessi. Nei centri di educazione maltrattanti si parla di 10-12 sedute. A che serve? Senti, un'altra domanda. Nel momento in cui la vittima arriva da te, che cosa si aspetta di trovare? Cioè,
qual è la cosa che sta cercando davvero? Che cos'è che secondo te le porta a scegliere te, ma te come professionista in qualche modo, come persona di riferimento? Una famiglia che l'ha spinta a farlo? Invece la mancanza di una famiglia, per cui quali sono le condizioni? Le condizioni vanno da quelle fisiche a quelle psicologiche, perché la devastazione è fisica e mentale. Quello che cercano è quello di essere ricompattate, sono scisse in mille pezzi, ma soprattutto hanno bisogno di essere credute. Io dico che un buon terapeuta non è solo quello che ha le conoscenze, ma è quello che io chiamo il terzo occhio, la capacità di guardare col cuore, la capacità, loro ti mettono alla prova, sei in grado di leggere, e attraverso quel sei in grado di leggere stanno chiedendo unisci di nuovo tutti questi pezzi sparsi, ed è per questo che il lavoro con una donna violata è terribile, ti depaupera, ti toglie energie, perché non riesci, perché sono sfuggenti, perché le fasi che attraversano sono tante, ed è per questo che un'altra cosa che chiederei alla politica è quella di spazi dove ci sono tutta una serie di tecniche e di strutture specifiche per l'elaborazione del trauma, e sono quei luoghi che noi dobbiamo intensificare. Sono quei luoghi che noi dobbiamo creare, perché non basta solo e semplicemente un centro antiviolenza, anche se fanno delle cose immani e meno male che ci sono, ma anche lì, no? Una donna ha un numero di sedute che non può essere infinito. Qui parliamo di lavori che durano anni, lavori che sono importanti, anche perché quello che poi voi raccontavate, non c'è solo un lavoro su se stessa, ma non vi dimenticate che quando c'è uno stupro c'è il giro delle sette chiese, vai in ospedale, denudati, fatti toccare da mani fredde, ripeti all'infinito il racconto dello stupro e poi vai a denunciare e ricominciamo da capo. Se sei fortunata ti ascoltano, se sei sfortunata cominciano a farti domande scomode, ma avevi avuto molti rapporti sessuali, lo dico perché fa parte delle storie che ho raccontato. Quanti aborti hai avuto? Mai abortito? Ma gli avevi lasciato intendere qualcosa? Perché? Le solite cose. Lo hai provocato in un qualche modo. Per cui c'è anche tutto questo, no? Questa continua altalena. Io dico all'interno del libro, molto spesso loro raccontano di oscillare come un pendolo. Questo chiedono al terapeuta. Almeno tu accoglimi e mostrami che quello che ti sto raccontando viene da te percepito nella giusta maniera. Io volevo chiedervi un parere su un tema che non è trattato specificamente, se non soltanto di passaggio nel libro, ma che a me sta particolarmente a cuore. Quello che viene generalmente definito il victim blaming. Viviamo nel mondo dell'informazione, delle news, dei titoli scandalistici. Quanto l'informazione, e faccio riferimento ad alcune cose in particolare, spesso nei titoli e negli articoli di giornale che riportano le notizie di stupri e violenze, spesso il sex offender viene definito come orco, come mostro, operando questa operazione di disumanizzazione. Bravo. Per cui in qualche modo tutti ci siamo immaginati queste persone come perfettamente riconoscibili, in preda ad un raptus irrazionale, come degli esseri che hanno più a che fare con l'animalesco che non con il vicino di casa o il papà o la mamma. E d'altra parte queste, ma lo dico anche a livello di immagini, donne uccise le cui foto vengono riportate il giorno dopo sui giornali abbracciate al loro carnefice, e donne stuprate che vengono riportate le loro pose un pochino osee, accattivanti, magari postate qualche giorno prima su Facebook. Insomma,
c'è anche un galateo, secondo me, dell'informazione che dovrebbe aiutare, no? Quel processo di Venezia, dovrebbe essere quel processo culturale che passa anche per quello di cui noi non ci rendiamo conto, no? Mi ha aiutato un pochino a capire da dove si potrebbe partire, Virginia. Allora, intanto dicevo, c'è il manifesto di Venezia che chissà come non viene mai applicato. Nel manifesto di Venezia viene detto in modo chiaro, preciso, come bisogna scrivere un articolo quando una donna è vittima non solo di violenza sessuale, ma di violenza di genere. Che cosa significa? Significa che a quella donna, dopo tutto quello che subisce, non possiamo toglierle anche la dignità. Quando tu dicevi, ma magari i tuoi esempi sono ancora degli esempi che rientrano, tra virgolette, in una sorta di normalità, in realtà molto spesso si vede non solo la vittima abbracciata al carnefice, ma si vede la vittima brindare o utilizzano addirittura le foto del matrimonio, che è qualcosa di terribile. Così anche la descrizione, no? Tu parlavi di raptus, ma abbiamo sentito di peggio, abbiamo sentito di tempeste ormonali, abbiamo sentito di persone che in quel momento erano confuse, oppure abbiamo letto di uomini che erano depressi, di uomini che avevano perso il lavoro, o di uomini descritti dai vicini, lei lo voleva lasciare, di uomini descritti dai vicini come di brave persone, di bravi papà che accompagnavano i piccoletti a scuola. Questa narrazione distorta, velenosa, non aiuta. Non aiuta noi, non aiuta a debellare il fenomeno, però purtroppo lo dicevi, no? Siamo in una sorta di fast food delle notizie, in una sorta di gastronomia dell'occhio. Adesso la notizia anche dal titolo è fuorviante. Perché? Perché tu devi cliccare, quei click servono, anche perché quella notizia ha una durata di pochi secondi, immediatamente viene soppiantata da altro e da altro ancora. Però è di fondamentale importanza. Parlavamo di formazione, vedete come si allarga questa maglia? Formazione per gli psicologi, formazione per gli infermieri, per i medici, per i giornalisti, per gli assistenti sociali, per gli avvocati. Chiunque entra a contatto con la violenza di genere deve essere formato sul ciclo della violenza, deve capire che quella donna se ritorna non è una stupida, ma ritorna perché ci sono tutta una serie di motivazioni che la spingono a ritornare. Quando una donna varca la soglia di un commissariato, quella donna in quel momento non ha deciso di lasciare il marito, anche se è un disgraziato, anche se la picchia, perché quella donna deve prima lavorare sull'allontanamento e l'abbandono di un progetto di vita. Ci insegnano, no, quando ci sposiamo, per chi è cattolico, nella buona e nella cattiva sorte. Per cui io devo imparare ad elaborare la fine della mia relazione. In quel momento io voglio che le forze dell'ordine mi salvino. Io voglio che in quel momento, se corro il rischio di essere uccisa, mi fermino. Però poi, subito dopo, scampato il pericolo, probabilmente non sono ancora pronte ad accettare che questo progetto di vita sia finito. E poi c'è la storia dei bambini, e poi lo sappiamo benissimo, nella violenza di genere il maltrattante tende a rinchiudere la donna in un deserto dei Tartari, no? L'allontana dalla famiglia d'origine, l'allontana dagli amici, l'allontana da chiunque potrebbe farla riflettere sulla situazione. Per cui questa donna si ritrova da sola, ripiegata su se stessa, al punto che in una delle fasi del ciclo di violenza arriva persino a credere che forse il marito ha ragione, che forse davvero non è una buona madre, che forse davvero non è brava a cucinare o a tenere per bene la casa, non è una buona moglie. E poi, tra le tante, attraversano ancora un'altra fase che noi chiamiamo dell'impotenza appresa. Queste donne si convincono che qualsiasi cosa loro fanno non cambierà la situazione, per cui mollano completamente e diventano preda e balia di questi uomini. Prima di passare alle domande, se ne avete, immagino di sì, io vorrei chiedere a ognuna di voi tre un augurio
su questo tema per quello che è il settore di vostra competenza? Qualcosa che vi augurate che accada, che migliori? Allora, mi piacerebbe tantissimo che ognuno di noi, anche stasera tornando a casa, no, pensasse che ha un ruolo fondamentale nell'aiuto a queste donne, perché molto spesso si assiste all'indifferenza che ci viene forse dalla vita frenetica, no? Queste donne, anche se non mostrano i lividi, non abbiamo detto che tra i vari tipi di violenza quella psicologica è quella più dura anche da decodificare, proprio perché non mostra sul corpo ematomi, però a volte basta non togliere lo sguardo, basta anche prestare l'orecchio nei nostri condomini, no? Si tende ad essere freddi, gelidi, a girarci dall'altra parte o ad alzare il volume del televisore, mentre magari un semplicemente suonare a quel campanello potrebbe salvare la vita a quella donna. Quindi proviamo a guardare invece di camminare in modo frettoloso, in modo superficiale, no? E poi soprattutto, e lo dico alle donne, facciamo rete, impariamo a fare rete, non vinciamo nessuna medaglia, stiamo facendo un investimento sul futuro delle nostre figlie, quindi evitiamo liti. Grazie.